Bentrovati a Sport News. Iniziamo parlando di calcio. Vittoria all'inglese per la Civitanovese che supera per 2-0 l'ostacolo giallorosso. Al polisportivo arriva l'Osimana per la 17ª giornata di Eccellenza Marche, fase iniziale di studio per entrambe le squadre. Vittoria meritata per la Civitanovese che non ha mai corso particolari pericoli. La squadra di Alfonsi rimane dunque a meno 1 dal Chiesa Nuova capolista, in attesa del recupero di mercoledì prossimo contro l'Urbino previsto per le ore 18. Restiamo nel campionato di Eccellenza, secondo pareggio consecutivo per la Maceratese che non riesce a rifarsi dopo l'1-1 strappato al 96esimo nell'ultimo match con il Chiesa Nuova. L'Urbino tenta in ogni modo di espugnare l'Elvia Recina, specialmente nella ripresa, ricca di occasioni golose, ma un Gagliardini insuperabile nega ogni tentativo e la gara termina a reti inviolate. Ancora calcio e ancora campionato Eccellenza, ma purtroppo il Tolentino non sfonda. La formazione Cremisi viene frenata sullo 0-0 nella difficile trasferta sul campo del Kappasport Montecchio Gallo, allungando a 8 la striscia di risultati utili consecutivi, 6 vittorie e 2 pareggi. Un punto che lascia entrambi le formazioni a quota 26 punti in piena zona playoff. Tra una settimana per i ragazzi di Possanzini, nuovo probante test esterno a Castelfidardo nel match valevole per la terza giornata di ritorno del campionato. Sia per il Tolentino che il Montecchio, questo pareggio significa vedere allontanarsi il primo posto, considerata la contemporanea vittoria del Chiesa Nuova sul campo della San Giustese. Ci occupiamo ora di volley. Il big match della terza giornata di ritorno al Pala Bartonne premia i padroni di casa della Sirsusa Vim Perugia. I bianconeri fermano in 3-7 una Cucine-Lube Civitanova priva di Fabio Balaso, colpito da un grave lutto in famiglia in seguito alla morte della madre. Al suo posto in campo Francesco Bisotto, esordiente in Superlega. I biancorossi incappano nella prima sconfitta in regular season dopo il giro di boa per la delusione degli oltre 100 tifosi Predators accorsi nell'impianto Umbro. Vediamo quindi di più nel servizio che vi proponiamo con le interviste di fine gara. Credo che la partita abbia evidenziato chiaramente una differenza da battuta e ricezione. Cioè io credo che questo sia, c'è poco altro da aggiungere, nel senso che primo set abbiamo fatto molta molta fatica proprio ad avere palloni giocabili con punti diretti, ricezioni slash, perché il loro livello di battuta qua in casa lo conosciamo ed è molto molto alto. E altrettanto noi non abbiamo fatto molti errori, però non siamo riusciti a creargli una difficoltà con la nostra battuta. Credo che questo un po' sia migliorato nel secondo e terzo set, soprattutto la nostra ricezione non ha più preso tanti punti diretti e siamo riusciti ad avere più palloni giocabili, alcuni anche per riuscire a sviluppare un po' il gioco con i centrali, con qualche pipe, però chiaramente la differenza battuta e ricezione si è fatta sentire tutta la partita e ha deciso a loro favore le sorti del match e il risultato. Davanti a questo pubblico che li ha spinti tantissimo, soprattutto in battuta, anche andato fortissimo e quindi ci ha messo in difficoltà su quel fronte. Dall'altra parte però un'emozione fortissima per questo esordio che era da un po' che aspettavo. Cosa si poteva fare secondo te? Potevamo sicuramente tenere meglio alcune sue loro battute forti e rigiocare su meglio su con palla alta, palla staccata per rigiocare e avere altre occasioni. I biancorossi del Banca Volley Macerata ritrovano la vittoria, la decima consecutiva, e si mettono alle spalle la sconfitta subita in Coppa Italia. Un successo conquistato in campionato su un campo difficile contro un Napoli che ha lottato fino alla fine. I padroni di casa hanno approcciato bene l'incontro, poi però Macerata ha preso il controllo e vinto il primo set. I biancorossi non sono riusciti a chiudere il secondo, nonostante il set bolle a favore, Napoli ha avuto la meglio ai vantaggi, mentre nel terzo Macerata ha ribaltato il vantaggio degli avversari. Quarto set gestito bene dai biancorossi, sofferto soltanto negli ultimi punti, ma la squadra è rimasta concentrata e si è presa una vittoria importante e meritata.
Cambiamo pagina e ci occupiamo di basket perché la Ruttne San Severino recupera Sorci ma perde Strappaveccia e Niccolò Grillo e soprattutto due punti preziosi davanti al pubblico amico. Al Palace Ciarapica si impone per 79 a 59 quello Sporting Porto Sant'Elpidio, pur battuto dai biancorossi di Sparapassi all'andata, anche se per un'inerzia a domicilio. Fin dal quarto di avvio si capisce che neanche alla prima di ritorno Capitan Cruciani e compagni sono al top. Se in attacco al quintetto di Sparapassi si può attribuire una sufficienza stiracchiata, in difesa la Ruttne non riesce a mettere in mostra il suo proverbiale ermetismo. In svantaggio di 11 lunghezze all'intervallo lungo, i padroni di casa bozzano una reazione presto però rintuzzata. Per i biancorossi c'è la necessità di ritrovare verve, convinzione e voglia di giocare e divertirsi in vista dello scontro diretto con il basket fermo alla palestra di Vialetti di sabato prossimo, palla a 2 alle ore 17:30. E con quest'ultima notizia di sport è tutto anche per questa edizione del TG, grazie come sempre per averci seguito e vi auguriamo una buona giornata.